Beh, una sola osservazione, che intanto Hanvik era il doppio di Brescia nello stesso periodo, quindi questo è già più del doppio. Io direi che la cosa più importante che tu hai evidenziato è questo respiro europeo dei processi. Quindi questo ci consola quando noi nelle lezioni agli studenti presentiamo non solo il quadro regionale, ma cerchiamo di dare un quadro almeno dell'Europa centrale e occidentale. Si parlava prima alla pausa, nel momento in cui abbiamo la risalita sulle alture abbiamo il Middle Saxon Shuffle. Sì. Non sarà, se il problema non è la quota, ma è una ridefinizione degli assetti del popolamento in uno spazio geografico, è evidente che questi processi avvengono tutti in uno stesso periodo, la fine dell'uso delle sepolture, le riforme monetarie, quindi è evidente che c'è, nel momento in cui si progetta in questa tua divisione dei centri potenzialmente pericolosi, ma potenzialmente anche molto, molto ricchi, e nello stesso momento si riprogetta il sistema della villa carolingia in forma estesa anche nell'area longobarda e non solo. Quindi questo spazio europeo, secondo me, è lo spazio della discussione. Sì. Cioè il contesto locale non deve mai sfuggire a un inquadramento più generale, perché rischiamo veramente di non capire. Sì, l'altra cosa che mi sembrava importante, però, io da rotturista di antica osservanza, se noi sovrapponiamo una mappa delle fabbriche tardo imperiali e delle zecche tardo imperiali nella Francia, nella Gallia del V secolo, quindi luoghi deputati alla produzione metallurgica specifica, e poi ci sovrapponiamo la carta delle zecche merovinge, troviamo che sì, ce ne sono molte di più, ma c'è comunque una continuità produttiva. Tu hai citato la zona della produzione della ceramica renana, Mayen è un centro di produzione di terra nigra, di sigillata, di grande diffusione per gli eserciti che stavano sul Reno, riproduce in età merovingia e carolingia. Allora mi chiedo, e questo trova dei confronti anche in Italia, se in qualche modo si possa parlare in questo caso di una continuità che noi ancora non riusciamo a leggere in questo drammatico, corto, ma drammatico VII secolo, nel quale veramente anche il dato archeologico è molto esiguo, o se non ci sia una, anche in questo caso, una sorta di riprogettazione, perché quando si vedono degli assi stradali regolari, la mente va all'urbanistica ellenistica e si è ipotizzato che questi scambi anche di monaci che avevano una certa cultura vengano a Roma, vedono gli monumenti e poi vanno a riproporre in una forma architettonica nordica questi aspetti. Mi chiedo se anche nell'ambito della produzione tu pensi che ci sia più una sorta di continuità o se invece sia una forma di riappropriazione. Due domande allora. Il Middle Saxon Shuffle è il momento che è stato identificato nella seconda metà del VII secolo in Inghilterra, in cui i posti occupati di Early Saxons, i primi anglosassoni, è stato abbandonati, cioè abbandonati e poi scoperti di archeologi, e poi dopo c'era una nuova formazione, un nuovo sistema di occupazione del paesaggio. Io ho chiesto questo, the Middle Saxon Shuffle. Si trova ora con un grande, un aspetto vorrei aggiungere, in un articolo molto interessante, molto molto interessante, nell'ultimo volume di Medieval Archaeology di Stephen Rippon. Lui e il suo collaboratore ha scritto che con questo shuffle ha cominciato il sistema di maneggiare i campi, the open fields, campi aperti, un sistema di rotazione che
Io come studenti di storia medievale, ho studiato 35 anni fa pensando era un concetto del XII, XIII, eccetera, basso medievale, fino ai tempi moderni. Ripon ha fatto un'ipotesi che con il Middle Saxon Shuffle è cominciato il sistema di maneggiare il paesaggio, sistema molto particolare, allo stesso momento, cioè alla fine del secondo metà, fine del VII secolo, cioè al momento che questi grandi centri è stato creato. Questo è il primo punto. Si vede, in altre parole, che il Middle Saxon Shuffle è un passo collegato con il management, maneggiando il paesaggio in maniera più efficace, coevo con la creazione di questi luoghi urbani. Cioè, io credo, in altre parole, c'è un collegamento. E si vede, io credo, secondo me, lo stesso succedendo qua, sicuramente all'inizio del IX secolo, sicuramente. Forse prima, ma... Ma già la ridislocazione del paesaggio, sì, lo spazio geografico tra pianura e altura, sì, la fine dell'uso di seppellino concorrente, quindi la cristallizzazione di una struttura sociale che ha il parallelo dell'Australia, sì, Franca, sì, sì. Evidentemente io credo. E questo articolo di Ripon è molto, molto importante, mi pare, per voi, studiando i vostri siti con tutte le possibilità di studiare semi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il primo punto. Seconda domanda, il regno, segno, lì sì, c'era una continuità, forse una crescita, forse... periodo basso, in crescita basso, ma si vede francamente nel regno del periodo preistorico fino ora. Cioè Mayen era un centro di produzione di ceramica romana, anche pre-romano, et di ferro. È divenuto un nuovo centro secondo la datazione di Dorestad, e soprattutto c'era una crescita di nuovo alla fine del VII e una grande crescita forse sotto il controllo dell'abbazia di Loche alla fine dell'VIII, quando si vede un investimento fortissimo in questi posti e poi un collasso e poi si continua. Allora, qui in Italia, questa è la domanda. Questa è la domanda. Sicuramente lui sa bene, signor professore Cantini, sa bene che c'erano produzioni di ceramica. Sicuramente ora, 35 anni fa, Riccardo e io abbiamo pensato che non c'erano produzioni di ceramica a Toscana. Riccardo sempre pensava, sì, lui voleva, io ho un dubbio. Io onestamente avevo un dubbio perché sono stato influenzato di David Whitehouse, chi credeva c'era 2, 3, 4 piccoli centri continuando la produzione, ma ora è chiaro, c'era una grossa riduzione nel sesto, settimo secolo, ma... chiaramente c'era una continuità. Il domanda è dove? Dove? Monasteri o nelle palazzi collegato con questi aristocratici che volevano controllare produzione, distribuzione proprio sul posto. Questa è la domanda e lui ce l'ha. Sul modello di San Genesio è un posto, è una cosa molto interessante secondo me, perché si vede il fatto che c'era un tipo di controllo di produzione in posti di elite. La cosa assenta
salvo Camacchio finora è questi. Tutti volevano scoprire queste cose, ma Gaeta nessuno ha trovato. Napoli volevano, Polata voleva trovarlo, niente. Piccoli posti, forse in palazzo, forse in corte, forse qualcosa. Ma Camacchio è diverso. Lì, mi pare, a Camacchio stiamo, come in Venezia, vedendo 100 anni dopo. Non 100 anni, no, questa è un'esagerazione, ma stiamo vedendo proprio un elemento nell'Europa sud, non 100 anni dopo, perché io credo a Saro ha scoperto cose dalla fine del VII secolo, proprio letto di Hamwick e proprio letto di Riba. Ma vediamo. Altre domande? Io sto perdendo mia voce. Una curiosità, cioè il ruolo di questi grandi centri non solo nella ricezione delle importazioni, ma anche poi nella ridistribuzione nei territori al centro dei quali o al margine dei quali stanno questi centri. Cioè che tipo di ridistribuzione c'era, per esempio, delle ceramiche importate che hai studiato te, o se invece erano nodi di una rete che viaggiava su un livello superiore? Sì, è una buona domanda. Hai ragione. Io credo stiamo vedendo due cose molto diverse. Con gli importati di prestigi, cose prestigiose, c'è un importazioni da questo punto fino il corte in palazzo particolare, cioè questo un livello di prestige goods exchange molto controllato da questo punto fino dentro. Pochissimi di questi tipi di ceramici importati sono stati scoperti dentro. Cioè tutti sono concentrati a questo posto sulla costa. E lo stesso a Riba, lo stesso a Birka, c'è una concentrazione. Allora, questo è un livello di controllo, di prestige goods exchange. Ma per il controllo di altre cose, facendo ceramica, processando ossi, animali, per creare, come si chiama? Per fare tutte queste cose, chiaramente c'erano produzioni in questi posti grossissimi. E io credo che c'era un meccanismo di ridistribuzione, forse tramite le corte, reale in questo mondo, dove c'era un corte non fisso ma un peripatetico che è stato fatto un circuito in tutto il territorio, e in parecchie illustrazioni ora sappiamo che c'era un posto come Wickham Bonnet in Inghilterra, un insediamento anglosassone dell'VIII-IX secolo, dove c'era un sacco di animali uccisi e lasciati lì, prendendo soltanto pezzi di questi animali, come un punto, secondo il scavatore, l'archeologo, un punto in cui c'era una fiera, una cerimonia, qualcosa, in cui c'era presente un re, un leader, e a quell'occasione c'era un scambio molto controllato di questi oggetti prodotti in questa maniera in sua città sulla costa. Cioè un controllo molto particolare. In altre parole,
l'evidenza finora suggerisce un controllo forte che permetteva un cambiamento tramite l'investimento nel potere, nella posizione del re, tra questo sistema regionale fino nella direzione di un sistema in cui il re può incoraggiare una serie di mercati. E io non ho visto 35 anni fa, una cosa che è ovvio ora, che con il declino della dimensione di Hamwich, un declino veloce, c'era allo stesso momento la crescita di parecchi piccoli, ma forti, chiaramente forti, piccoli fiere che 50 anni dopo sono stati città, mercati fissi, piccoli market towns, che ha cominciato come fieri al momento che c'era un cambiamento da un sistema controllato a nelle direzioni di uno controllato tramite il controllo di tassi invece di roba. Non ho spiegato tanto bene, ma credo che tu hai capito questo sistema. Altra parola? Altra domanda? L'ultima osservazione, ma a livello di quesito storiografico, concordo assolutamente con il fatto che forse McCormick è l'unica grande sintesi su cui possiamo basarci per ripartire. Perché da un lato sì, framing the early Middle Ages è proprio una serie di frames, sì, che forse mancano di una flessibilità, un'anima forse. Un'anima, sì. E dall'altro anche gli studi su cui si è basato McCormick, cioè gli studi di Dietrich Claude, sì, pur essendo stati pubblicati una quindicina d'anni prima, peraltro in un contesto, quello dei seminari di Gottinga, dove archeologi e storici lavoravano su vari temi, però mi sembra era anche quello particolarmente orientato sulle fonti scritte, sì, e non dava un grosso peso all'aspetto archeologico, se non un po' alla Pirenne sulla numismatica, ma insomma 50 anni dopo. Quindi credo che il discorso del people on the move, come dice McCormick, sia un po' il punto di partenza. Non so se però questo porti poi a ribaltare la questione, cioè a ritornare a un'eccessiva fiducia e quindi andare a vedere commerci laddove in qualche caso, io sono sicuro, si trattava di doni fra potenti. Ulisse che dona la sua spada al re dei Feaci non è un fiorente commercio, non è un fiorente commercio di spade fra la Grecia e l'isola, ma è un dono fra privati. Sì. E questo nel mondo merovingio. Ma è un mondo carolingio, anglosassone, è lo stesso. Quindi, ma si vede questi doni? Si vedono assolutamente. Sì. Si vede, e io vorrei parlare di questo. Allora basta. Mi dispiace, ho parlato troppo. Allora, a domani. Grazie per la sua pazienza.